Lovissimevolmente, al di là dei sogni. È lo spettacolo che andrà in scena domani e domenica al Teatro Traetta di Bitonto in prima nazionale. Si tratta del secondo appuntamento della stagione musica e danza organizzata da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Liberamente ispirato alle più belle musiche Disney, Lovissimevolmente intreccia un'immagine fantastica e favolistica con la realtà dei nostri giorni, che ben poco ha di fiabesco. Un mondo sempre più corrotto e sporco appare diverso però agli occhi di chi lo guarda dal mondo incantato di molto molto lontano. L'unico essere fatato che riesce a giungere sulla terra a bordo di un oggetto magico è Penny, interpretata da Mariangela Ruanno, che è anche autrice dello spettacolo, accorsa in aiuto di tanti bambini il cui solo desiderio è quello di essere ascoltati e amati. Sulla scena 70 bambini bitontini che formano il coro di voci bianche diretto da Emanuela Aimone in un viaggio tra realtà, fantasia e immaginazione sulle note delle più incantevoli colonne sonore Disney, riarrangiate da Vincenzo Anselmi ed eseguite dall'orchestra del Teatro Traetta diretta da Vito Clemente. Lo spettacolo, dichiara il sindaco Michele Abaticchio, è un omaggio alle più belle musiche della Disney, ma ancor più degna di nota è una produzione teatrale realizzata a Bitonto da bitontini che vede in scena quasi 100 protagonisti. Un progetto che avevamo in animo da tempo, reso possibile grazie alla creatività e alla splendida voce di Mariangela Ruanno, alla professionalità dei maestri Vito Clemente ed Emanuela Aimone, bravi e appassionati nel formare i musicisti e i giovani cantori, e alla disponibilità delle famiglie che hanno permesso ai loro figli di vivere questa esperienza di vita. Mi piace sottolineare il grande valore formativo di questa esperienza per i piccoli cantori, che da 3 mesi stanno studiando con impegno e professionalità. Al di là dei sogni, al di là dello spettacolo, la cosa più importante è proprio il percorso formativo che, ne siamo certi, avrà dato ai bambini nuovi strumenti interpretativi per riconoscere, apprezzare e proteggere la bellezza che li circonda, aggiunge l'assessore al marketing territoriale Rino Mangini.